Sono stati pubblicati oggi gli ultimi dati disponibili relativi al recupero dell'economia dopo il lockdown e si segnala un forte rallentamento, tanto che è previsto un nuovo intervento del governo per questa sera. Il rimbalzo dell'economia è deludente e nel tardo pomeriggio il ministro Sunak annuncerà un nuovo pacchetto di misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori delle aree in cui saranno imposti nuovi lockdown locali. Infatti, i dati di agosto mostrano come l'economia britannica abbia recuperato solo il 2,1% dopo il crollo dovuto alla pandemia, nonostante il forte contributo della ristorazione spinta dal bonus Eat Out to Help Out del governo erogato quest'estate. In giugno la riapertura delle attività si era segnalata una crescita dell'8,7%, mentre a luglio il dato era del 6,6%. Poi il rallentamento di agosto, nonostante il settore dell'accommodation e del food service sia cresciuto addirittura del 71,4%, spinto dal bonus governativo e abbia contribuito alla crescita per l'1,25%. Gli altri settori infatti sono fermi e l'economia britannica è ancora il 9,2% più bassa rispetto al periodo pre-Covid. Il recupero appare dunque lontano, soprattutto se ci saranno ancora dei lockdowns, seppur locali, a fermare le attività in concomitanza con la fine del furlough prevista per il 31 ottobre. Semola di alta qualità, 8 uova per chilo di farina. Questa era la ricetta delle nostre nonne, che noi ora usiamo per produrre la pasta di Camerino. Trovi anche la linea Murabi dall'alto valore proteico e basso contenuto glicemico e glutinico. Smetti di mangiare pasta e inizia a mangiare una signora pasta. Pasta di Camerino, la pasta di una volta, sulle tavole di oggi.